adesso sei molto diretto, anche stavolta sei andato comunque al solito, le colpe sono anche mie, ecco, quali sono, cioè, le colpe che... Ma adesso ti... questo non mi sembra magari il caso di dirlo, insomma, agli organi di stampa, anche perché faremo sicuramente un'analisi con i ragazzi, però ci sta che l'allenatore mi sembra che sia scontato, insomma, che non perché uno si vuole... cioè, insomma, condannare, però secondo me è giusto che l'allenatore stia davanti al gruppo, che sicuramente non ha dato risposte positive nel secondo tempo dal punto di vista del, proprio dell'atteggiamento, perché ripeto, c'è modo e modo, quando poi subisce anche il terzo gol è inutile poi disunirsi in modo così eclatante per poi lasciare campo a una squadra che poi ci ha fatto 6 gol. Quindi, ripeto, dobbiamo solo abbassare la testa con i ragazzi, l'ho visti molto giù, e adesso vediamo un po' di ritornare a prendere, a percorrere una strada che era, mi sembrava molto positiva fino alla partita con la Fiorentina. Poi sembra che si è, come dire, spento l'interruttore, però io con questi ragazzi parlo in continuazione, proprio per cercare dal punto di vista mentale di riuscire a tirar fuori, insomma, quella fiducia nei propri mezzi, quella autostima che viene ovviamente dai risultati, però improvvisamente questo tutto manca, è mancato. Le prestazioni. Oggi c'è stato anche qualche giocatore in più che ovviamente ha giocato, magari c'è chi sta meglio, chi sta peggio, però insomma questo non è che poi va comunque. Qui sono due cose. La prima, da una parte, anche nel primo tempo, secondo me, Sampdoria che ha aggredito proprio la partita con rabbia. Voi soprattutto davanti molta leziosità, molti colpi di tacco, molte giocate che non si addicevano al tipo di partita. Seconda cosa, contro una squadra si sapeva che andava dentro fortissimo con gli esterni, il rombo era la soluzione migliore, perché se non lo fai bene il rombo sugli esterni rischi di concedere tanto. Cioè era possibile cambiare qualcosa, visto che comunque l'assenza di Weiss ti imponeva di ridisegnare un po' la squadra. Sì, però cioè, i gol che abbiamo preso secondo me sono stati poi dopo degli episodi, perché adesso se parliamo il secondo tempo è da cancellare ovviamente, però nel primo tempo il discorso del rombo, cioè, alla fine al 30° del minuto del rigore è stato un episodio che poi ci ha fatto andare sotto, perché comunque mi sembrava, insomma, che sulle fasce non mi sembrava così che rischiavamo di prendere, no, almeno così non sembrava. Poi il secondo gol è stato a campo aperto perché eravamo un po' disuniti e non eravamo coperti bene quando la palla, quando Icardi è partito, no, con 50 metri di campo alle spalle, no, dei nostri difensori, e ha fatto il secondo gol, quello allo scadere che ci ha tagliato un po' le gambe. Cioè, secondo me le scelte non erano sbagliate, però ovviamente si riflette, adesso è chiaro che stiamo a... Appena dopo la partita faremo un'analisi sicuramente, ripeto, se io sono convinto che anch'io ovviamente ho le mie responsabilità, dovrò insomma correre ovviamente ai ripari, però credo che le scelte non erano comunque secondo me sbagliate, erano entrati dei ragazzi che domenica avevano fatto bene contro il Torino nel secondo tempo, presentavamo D'Agostino davanti alla difesa e comunque dal punto di vista fisico stava bene, certo un po' meno sicuramente Carraglio. Però perché ha finito il campionato a dicembre, quindi non ha una condizione, però a me serviva un giocatore là davanti. Ecco, poi torno a quel discorso, alla prima domanda che hai fatto, della, proprio che davanti non si è tenuta molto la palla, lui qualche cosa comunque ha fatto, è normale che dovevamo essere sì, meno leziosi. Siamo, non l'ha gestito male, no, su quello no. Però beh sì, sicuramente nella manovra, perché c'è ancora da lavorare sicuramente il sistema. Adesso noi giocavamo con Weiss, si è spostato tutto sulla fascia, sicuramente c'è da lavorarlo questo sistema, però in ogni caso avevamo messo un giocatore comunque di gamba come era Bjarnason. Mi sembrava insomma che potevamo forse fare un centrocampo anche più robusto rispetto a quello che di solito magari adesso nelle ultime partite stavamo attuando con Weiss e due punte. E quindi io credo che la squadra insomma si stava comportando bene, però nel secondo tempo non mi è piaciuto. Però questo ovviamente ci stiamo dentro tutti a questa situazione, quindi dobbiamo poi tirarci fuori noi, e il primo sono io che devo lavorare di più probabilmente. A parte le analisi tattiche, tecniche, però questa si è vista una squadra molle, scarica, cioè, come mai secondo te? Cioè, a parte che si è spento l'interruttore dopo Firenze, ma che cosa è scattato nei tuoi ragazzi? Adesso io questo non lo so, alla vigilia di questa partita non lo so neanche oggi, adesso appena finita la gara. Dico che come partita gli episodi ci hanno condannato dall'inizio e
andare in a riposo 2-0 per loro, secondo me ci ha tagliato un po' le gambe con quel gol preso in una situazione che era un contropiede, e quindi giocare, no? Cioè, lasciare un contropiede, una ripartenza così a campo aperto alla squadra avversaria, sicuramente non eravamo messi bene in campo, e eravamo troppo aperti. Però non credo, poi il secondo tempo è vero che la squadra, ho detto che c'è della responsabilità da parte mia, da parte dei ragazzi, perché effettivamente non abbiamo reagito e abbiamo solo concesso campo alla squadra. Che... La squadra? Non è andata bene. Non è andata bene, abbiamo perso. Diciamo molto, molto, molto largamente. Dispiace perché... Dispiace per i miei compagni, i miei nuovi compagni, dispiace per questo gruppo, per i tifosi che sono venuti a vederci e che ci hanno visto da casa, però è la prima settimana che io sto lavorando con questo gruppo e posso dire che è un gruppo di ragazzi che hanno voglia. E poi, ripeto, per la salvezza ci sono tante componenti. Io sono fiducioso perché comunque se siamo intelligenti so per la città, per i tifosi, per la passione che hanno per questa maglia, che comunque 6 gol sono tanti da digerire. Un Pescara che però non ha mai tirato in porta, anche questo è piuttosto preoccupante. Sì, no, vabbè, ma se dobbiamo guardare questa partita è tutto preoccupante. Però se siamo intelligenti, comunque alcune volte è anche positivo, tra virgolette, non mi prendete per scemo, è anche positivo comunque toccare il fondo, tra virgolette, per poter rialzarsi. Ecco, come ci si rialza? Ci si rialza col lavoro, ci si rialza con mettendo, se abbiamo messo il 100% dobbiamo mettere il 120%, alcune volte pure snaturando le proprie qualità per metterne altre, quello che uno ha tutto in corpo, tutta la birra che uno ha, e cercare di guardare all'obiettivo futuro. Comunque il 6-0 sono sempre 3 punti. Noi dobbiamo salvarci a tutti i costi. Se siamo una buona squadra, non è perché per i 6 gol, perché durante la settimana ci alleniamo veramente bene, l'ho visto in questa settimana, è data un po' la mia l'esperienza, ma comunque ho visto dei ragazzi uniti. Se la società farà le loro scelte di mandarci magari in ritiro per poter pensare in maniera... C'è stata proprio l'ufficialità da parte del Presidente che da domani sera andrete in ritiro. Va benissimo, siamo professionisti. Il concetto svimento. Siamo... No, non è un problema di concentrazione, alcune volte il ritiro non fa bene, alcune volte fa bene. Io penso che... In questo caso? In questo caso personalmente fa bene. Certo, non vedi i miei figli, ma quello facciamo professionisti. Però per conoscere i miei nuovi compagni, per compattarci, anche per noi che dobbiamo prenderci più responsabilità rispetto ai giovani. Non è detto che i giovani devono avere degli alibi, però, perché comunque ci salviamo tutti quanti. E so che domenica incontreremo i nostri tifosi che ci sosterranno 90 minuti. Riconosco e magari da nuovo arrivato posso chiedere anche scusa ai tifosi, comunque l'impegno non è mancato. Una partita così, se siamo intelligenti, deve farci risalire. Ecco, tra l'altro, proprio nel girone di andata, Pescara, dopo 3 partite, come in questo caso il girone di ritorno, 0 punti, 3 scoppole, proprio con il Bologna, il vostro prossimo avversario, partita poi la riscossa. Speriamo sia così. No, speriamo. Comunque giochiamo in casa e dobbiamo portare a casa i 3 punti, dobbiamo portare a casa, come si può dire, la pagnotta, perché io sono abituato a guardare, ripeto, sicuramente stanotte non dormirò. Perfetta, onestamente era una partita molto delicata contro una squadra che aveva fatto bene, fino ad oggi aveva fatto bene, aveva vinto Firenze, aveva fatto dei risultati importanti. Io ero curioso di vedere la squadra dopo una prestazione di Siena che secondo me è molto di sotto le nostre possibilità. Dopo che avevamo fatto delle buone prestazioni sia col Milan e con la Juve, e la verità penso che starà nel mezzo, nel senso che magari non saremo sempre quelli di oggi, ma non siamo sicuramente neanche quelli di Siena. È tornato, si è rivisto il 3-5-2 che avevamo visto a Torino. E oggi in teoria c'era uno svantaggio in mezzo, non un vantaggio sulle fasce, no? In teoria che poi in mezzo c'è stata, direi, una prova, hanno colmato tutti gli spazi, sia Obiang che Krisicic che Poli. Ma io l'ho detto, anche quando voi pensavate che io
facessi pretattica, noi avremmo solo due sistemi di gioco, questo o quell'altro. È chiaro che a seconda delle situazioni, è chiaro che se ti giocano con tre punte sei costretto a abbassare un esterno, ma perché penso che questo sistema di gioco sia più adatto alle caratteristiche dei miei giocatori, non per altro. Aspettavi qualcosa di diverso, anche se loro hanno giocato sempre così, secondo me. Ma io ho visto che loro giocavano un 4-3-3 sporco, fino col fatto forse la squalifica di Weiss ha fatto sì che loro dovessero cambiare, e onestamente mi aspettavo il rombo anche per le caratteristiche dei giocatori che ha il Pescara, perché nel momento stesso che pigli D'Agostino sai che è un giocatore che gioca davanti alla difesa con le sue caratteristiche. E poi oggi devo dire che sono stati molto bravi i miei, cioè, sotto questo punto di vista, cioè, abbiamo sempre aggredito la partita e onestamente oggi penso che con l'atteggiamento che abbiamo avuto, con la mentalità che abbiamo avuto oggi, forse avremmo vinto anche con un'altra squadra. Marco? Mister, l'emozione per questa giornata particolare per la Samp, cioè l'emozione anche di una cornice diversa? No, l'emozione è importante, soprattutto ci tenevamo a fare bene per la memoria del nostro presidente. Io ho avuto la sfortuna di non conoscerlo, ma l'ho detto che sono venuto a Genova, ho firmato un contratto di 6 mesi, non certo per la questione economica, ma perché so che questa è un'ottima società formata soprattutto da delle persone che hanno un loro stile, un loro modo di interpretare il calcio, che è molto vicino al mio modo di sentire. Sono contento soprattutto per tutta la famiglia Garrone e ho ringraziato i ragazzi perché è stato il giusto modo per onorare la memoria del nostro presidente. Qualche altra cosa? Sì, mister, volevo chiedere una cosa sulla munizione di Obiang, che non si è tolto la maglietta, solamente se l'è alzata, ha fatto vedere la scritta grazie, è stata ammonita, era diffidato, è mancata un po' di elasticità, forse in questo caso... Io come al solito non vedo perché mi sono girato e stavo dando delle indicazioni. Vorrei dire che lo multerò, cioè, cosa devo fare? ma quanto c'hai che ragazzi è così, cioè, non puoi pretendere la spregiudicatezza e anche, tra virgolette, anche l'esperienza. O forse non è abituato a far gol e quindi si è tolto la maglietta, non lo so. Il secondo gol che ha fatto? No. Qual è? Mister, torna Maxi Lopez, è tornato oggi, però difficile togliere un Icardi così. Io mi auguro di avere problemi di abbondanza, poi avendo problemi di abbondanza ho più possibilità di sbagliare, se non ho problemi di abbondanza ho meno possibilità di sbagliare. Siamo usciti con la voglia di vincere, andare tutti in avanti a pressare e a fare gol subito. Una dedica particolare. Sì, per il nostro presidente, l'ho detto anche prima, per il nostro massaggiatore che ha avuto un problema nel primo tempo e adesso è in ospedale. Mauro, sono 7. Che obiettivi ti poni a questo punto? Perché la doppia cifra è lì vicina, anche personalmente, cosa vuoi fare? No, io non penso a fare una cifra precisa, voglio fare il massimo che posso e dopo a fine anno vediamo. Oggi Maxi è entrato al tuo posto, è rientrato dopo un lungo infortunio, sarà difficile però toglierti la maglia da titolare. No, vabbè, cioè, qua decide il mister, se lui è rientrato adesso e fa bene può giocare anche lui, no? Non devo giocare subito io. Maxi, scusa, tu hai un contratto fino al 2015? Contratto fino al 2015, si parla di rinnovo. Collega, tanti occhi su di lui, una domanda sul suo futuro, cosa vuol fare, se è ambizioso, anche pensando al futuro oppure alla Sampdoria? Sì, la Sampdoria è una grandissima squadra, mi ha dato questa opportunità di giocare in Serie A e fare quello che sto facendo a 19 anni, non è una cosa normale, non fanno tutti.
Se qualcuno ce l'ha fatto, lo farà, quello che arriveranno, lo faranno qualcuno, però non tutti lo fanno. Io adesso il contratto non parlo, no, perché voglio fare bene fino al 2015 con il contratto, dopo se una grande squadra mi vuole comprare, mi vuole prendere, deve parlare con la società. Nazionale? Sì, ho visto anche Prandelli che ha parlato di me, complimenti, mi ha fatto i complimenti, gli dico che grazie e valuteremo quell'opzione se arriva la chiamata. Un pensiero all'Italia lo puoi anche fare? Non si sa mai, vediamo il futuro. Quella ammonizione sul gol, il primo gol in blu cerchiato con una dedica importante, purtroppo è costata la squalifica. No, sinceramente là è stato un errore mio, no? Volevo alzarmi la maglia ma non portarmi la fine in faccia, poi non ci ho pensato e alla fine ho visto che arrivava questa ammonizione. Sono le nuove normative, ero consapevole di questo fattore, quindi è un po' colpa mia. Ci voleva la dedica assolutamente. Sì, era il primo gol, volevo dedicarcelo un po' a tutti quanti e quindi quella gioia mi ha fatto a farmi sfellere. Pedro, fino ad oggi grande con le grandi, con le piccole si faticava un po', una vittoria importante anche in questo senso che vi fa svoltare su un altro fronte critico fino a questo momento. Sì, diciamo che il campionato di questo anno è così, no? Le squadre piccole si mettono in difficoltà, che credo che hanno tanta grinta come noi. E questa partita ci aiuterà magari a tirare qualcosa di più fuori. Il centrocampo che ha funzionato molto molto bene, De Silvestri e Stigarribia, insomma tutta la squadra ha dato un grande apporto, la linea mediana ovviamente ha fatto molto molto bene, in tutte e due le fasi, passiva e attiva di gioco. Sì, credo che in diverse partite il mister cerca di farci capire l'importanza di ogni singolo, no? E oggi ci ha detto una cosa molto bella, che era di andare in campo e divertirci, e credo che ci siamo riusciti.